ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Gala. Come state? Spero tutto bene. Oggi andremo insieme a creare una maschera anticrespo fatta in casa. Useremo tre elementi fondamentali che appunto hanno degli ottimi nutrienti all'interno che possono dare effettivamente beneficio al nostro capello. Quindi mi raccomando, se questo genere di video vi interessa, lasciate mi piace, commenti, iscrivetevi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se la farete anche voi e soprattutto se ne conoscete altre. Solo ora ho notato di avere la maglietta ancora bagnata perché questo video l'ho registrato alla fine. Però vabbè, vi lascio ragazzi al video, quindi preparatevi a vedere qualcosa di davvero divertente. Buona visione. Eccoci qua ragazzi nel nostro tavolo da lavoro. Infatti vediamo subito gli ingredienti della nostra maschera. Il primo prodotto ragazzi è lo yogurt greco, in questo caso però uno yogurt normalissimo va bene. E questo ci aiuta a idratare il nostro capello e lo nutre. Quindi direi che è perfetto per la nostra maschera anticrespo. Ecco, quando c'è l'acquetta a me... Ma che cazzo ce ne frega, pure l'acquetta ci mettiamo. Ah, eccoci qua. Ovviamente lo metto tutto perché sennò non ha senso. Ah, il nostro bellissimo yogurt, guardatelo qua. Spero che lo vedete, penso di sì. Poi l'altro ingrediente ragazzi è l'olio d'oliva. In realtà ne basterebbero solo due cucchiaini. In questo caso io mi arrangio un po' d'occhio. E la cosa figa dell'olio è che regola il pH del nostro capello, lo idrata e lo nutre. Infatti ragazzi l'olio per queste cose qua, tipo le maschere fatte in casa, è una bomba. Cerchiamo di non abusare. Penso vada bene. E andiamo a girare bene. Guardate già che bella pattuglia che sta venendo, guarda. Io vi dico ragazzi, di olio ne aggiungerei ancora una punta, che tanto fa bene. Voilà. Una volta che non finisce nel nostro stomaco, almeno sui capelli possiamo abbondare. Ora sembra tutto più giallognolo, quindi buono. E infine, come ultimo prodotto ragazzi, applichiamo due cucchiaini di miele. Anche qui, essendo che ho il cucchiaione, userò metà solo del... Però così è un problema, così sporco tutto. Ma facciamo rustico, così, con le dita. Che però effettivamente ora non ci ho pensato che ho le mani sporche. Bella idea, Gala. E andiamo a prendere il nostro miele. E via. Ragazzi, sembra qualcosa di buonissimo da mangiare. Magari lo è anche. Già l'olio si sente un botto. Quindi ragazzi, questa è la nostra maschera. E la cosa divertente sarà che direttamente facciamo questo noi, guardate. Pulisco col dito, così. Tanto ormai rozzi siamo e rozzi continuiamo ad essere, così. Ok. Mo questo veramente... C'è il miele sotto. Questo lo mettiamo così e ora andiamo a girarlo proprio con il dito, perché tanto dopo ci dobbiamo sporcare tutte le mani, no? Facciamo così, lo giriamo bene. Anche perché se ci becchiamo un pezzettone di miele, raga, ci rimangono i capelli appiccicati per 2 settimane. Era proprio in maniera rustica, no? Io faccio questo. Poi senza guardarmi, tutta la mano così. Voilà. Toh, eccolo qui. Bello. Nutriente. Vero? Come sto? Ammanate. Allora, sicuramente non è da applicare tutto in una volta, però... Noi dobbiamo testarla. Tanto c'è gente che mi guarda dal balcone. Ciao, ciao. E andiamo a prendere anche questo. Madonna. Questo rischiamo che cola, Quindi facciamo così. Quanto è bello questo rumore. Essendo che ne avanza un po', ne mettiamo anche di più qua a destra. Oh. Allora, la cosa positiva è che non cola e quindi quello tanta roba. Mi sento i capelli. Donna. Tiè, così è come stare pelato. Ragazzi, non si butta niente. Fatto 30, facciamo 31. Ok. Ora sì che mi sento bello pieno. E la cosa bella è che non mi sto vedendo nel mentre che sto facendo sta cosa. Quindi riguardando il video dopo sarà tutto più divertente. Ora ragazzi dovremmo tenerla in posa più di 30 minuti, quindi nel frattempo che aspettiamo andiamo a farci la skincare. Ragazzi scusate il cambio audio, però è obbligatorio. Solo ora ho notato quanto sono belli i miei capelli così. E ora come nuova pettinatura... No. Intanto penso che sia la prima volta che faccio vedere la mia skincare su YouTube, quindi titolo clickbait la mia skincare. Allora, come primo prodotto vado a usare questo, che è di Douglas, che aiuta appunto a pulire la nostra pelle. Quindi andiamo a applicarla un po' da tutte le parti, anche sullo yogurt perché è giusto così. E spalmiamo e puliamo bene la nostra pelle.
Per noi maschietti, ragazzi, soprattutto noi maschietti che abbiamo anche la barba, queste cose qua, la skincare è fondamentale, se no ci ritroviamo a 30 anni con una pelle che cade da sola. Vi lascio magari qua sotto in descrizione dei prodottini che ho usato che ci stanno e che costano poco. Comunque pelato non starei male, cioè sono proprio una boccia, ecco. Sì, comunque, inguardabile. Una volta aver fatto questo andiamo a sciacquare. Ok, perfetto. Dopo vado ad applicare un siero con lo zinco e la niacinamida. Come cacchio? Niacinamide. Sì, l'ho detto giusto. E succo di aloe. Comunque, andiamo ad applicarlo. Questo prodotto dovrebbe depurare la mia pelle e togliere tutte le macchie. Poi fatemi sapere se volete un video anche delle maschere per il viso, che comunque potrebbe essere una buona idea. Intanto vediamo se funziona questa di maschera. Ok, ora facciamo asciugare. Non penso che funzioni questa cosa, però boh, aria fresca fa sempre bene. E per finire una crema idratante, che questa ragazzi è la chicca finale. Andiamo a spalmarlo bene, bene, bene. La skincare ragazzi, ho iniziato a farla perché vedevo che avevo la pelle un botto secca, punto primo, e poi avevo un sacco di imperfezioni. Da quando ho iniziato a fare la skincare, tutti questi problemi sono scomparsi dopo un mesetto. Ok ragazzi, sono passati finalmente 30 minuti, non ho più voglia di aspettare, quindi vado a sciacquarmi, vi dico solo che mi si è solidificato tutto, quindi vediamo se effettivamente ha funzionato questa maschera anticrespo. E niente ragazzi, dopo essermi lavato la maglietta e i capelli in secondo piano, vi dico quali sono i risultati. Allora, prima cosa che noto sicuramente è che sono un botto più unti e sembrano sporchi, però secondo me qualcosa di buono l'ha fatto. Ora andiamo a fare una pettinatura alla veloce e li vediamo da asciutti. E boh, niente ragazzi, dopo aver asciugato i capelli e comunque aver messo un po' di prodottini e tutto quanto, vi devo dire che li sento più spessi, più forti, più nutriti, ok? Allora, non penso che una sola maschera possa portare chissà quali risultati, però ora sul momento sento i capelli proprio più in salute, forse poi è una concezione mia. Poi comunque io uso sempre maschere e quindi il capello è già molto nutrito e curato di sé, però questa maschera secondo me qualcosina l'ha fatto. Fatto sta che ragazzi la proverò per un pochino di tempo, quindi vi terrò sicuramente aggiornati qui nel canale. Se volete dei prodotti professionali ve ne consiglierò a qualcuno qui sotto in descrizione, che comunque ho provato anch'io e che quindi mi ci sono trovato molto bene. Fatto sta, mi raccomando, lasciate mi piace, commenti, iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!